L'Umbria cala i suoi assi culturali e lo fa nel suggestivo contesto della Rapacis. Una maratona di parole per lanciare e promuovere dalla capitale 5 corposi cartelloni di altrettante manifestazioni di livello internazionale. Un'estate di cultura che inizia il 28 giugno a Spoleto con il Festival dei Due Mondi. Tu vieni a Spoleto quest'anno? Sì. Va bene, anch'io vengo a Spoleto quest'anno perché in qualche maniera ci lavoro e anche perché mi hanno detto che di Due Mondi ce n'è uno e quindi voglio andarlo a scoprire. E si chiude il 25 settembre a Perugia con la sagra musicale Umbra. Sono Giorgio Ferrara, il direttore artistico del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Venite tutti, come sempre, anche a giugno 2013, dal 28 giugno al 14 luglio. Perché? Perché di Due Mondi ce n'è uno. Sono Adriana Asti e sarò in scena al Festival dei Due Mondi di Spoleto dal 5 al 7 luglio 2013. Perché? Perché di Due Mondi ce n'è uno. Un calendario da fare invidia alle grandi città. È un festival, come al solito, multidisciplinare, quindi 4 discipline, opera lirica, grande musica, danza e teatro di prosa. Come sempre e sempre di più diventa vetrina internazionale con al timone i due più grandi registi del mondo che sono Luca Ronconi e Robert Wilson, attori straordinari come Mikhail Baryshnikov che recita, Willem Dafoe, Isabella Rossellini, Adriana Asti, tutti gli attori di Luca Ronconi e insomma 120 aperture di sipario in 17 giorni. Io penso che soprattutto in un momento di crisi occorra investire e anche molto nella cultura, perché investendo nell'arte e nella cultura c'è vita e soprattutto facciamo sì che le future generazioni possano acquistare il diritto alla cittadinanza domani. Riusciamo sempre a fare, come dire, un festival, una manifestazione che ha un certo interesse. Assistiamo a un momento di rinascita, di risveglio del nostro festival e quindi ci aspettiamo un consolidamento di tutta l'attività molto operosa svolta sia dal maestro Ferrara che dal suo staff. Per una volta pennarelli, china e matite possono diventare armi contundenti, come il libero pensiero. Questo è Crack 2013, nono festival di arti stampate e disegnate. No more bikinis. Come
È un happening che riunisce ogni anno disegnatori, stampatori, scrittori che si ribellano alle regole imposte dall'editoria tradizionale e dal copyright, proponendo narrazioni di un mondo altro, che fuoriesce dalla gabbia della vignetta. Interamente indipendente e autoprodotto come il centro sociale Forte Prenestino che lo ospita. Siamo al Forte Prenestino, l'antica fortezza che in questi giorni si trasforma nel Woodstock del fumetto mondiale, internazionale, perché siamo al Crack. È un appuntamento che è arrivato al nono anno. Woodstock perché è un happening dove tantissimi gruppi italiani e europei partecipano, vivono insieme per 4 giorni, lavorano insieme, mostrano le loro creazioni. Abbiamo più di 50 celle nei sotterranei del Forte Prenestino con 130 artisti internazionali e altri 200 italiani. C'è modo di conoscere tanti artisti, di vedere differenti produzioni, di partecipare ai vari laboratori di serigrafia e linografia e anche di divertirsi tutta la sera fino alle 4 del mattino ballando e conoscendo artisti e musicisti. Preparatevi al Crack, nona edizione. Si è svolta presso la sede della Fondazione Roma la presentazione del Master in Management delle Risorse Artistiche e Culturali e la cerimonia di consegna dei diplomi ai partecipanti. Oggi abbiamo premiato i partecipanti al terzo corso del Master che hanno dato una grandissima soddisfazione a noi che abbiamo ideato e voluto fortemente questo corso di perfezionamento, perché la totalità dei partecipanti ha trovato immediatamente la possibilità di essere utilizzata nelle strutture artistiche non soltanto italiane, non soltanto dell'area territoriale in cui opera il Master, ma in paesi completamente non corrente di questa nostra iniziativa, quali ad esempio la Cina, dove una nostra studentessa andrà a lavorare in un museo d'arte contemporanea e niente poco di meno che a Berlino, a Pergamon, il più grande museo della città. Questa testimonianza dell'eccellenza di questo corso, voluto da me e dal professor Puglisi tanti anni fa, come elemento indispensabile per trasformare questo nostro profondo convincimento che l'arte è uno strumento per lo sviluppo nel nostro paese, sviluppo anche economico, in una realtà concreta. I giovani oggi hanno uno sbocco, hanno una possibilità di sbocco, quel mondo che continuamente viene ripetuto non trova occupazione, il 40% dei giovani non trovano occupazione, ha ovviamente avendo la sensibilità, la voglia, la qualificazione, la preparazione per farlo, attraverso questo master una opportunità di dimostrare che il posto di lavoro si può anche avere e si può trovare. I nostri giovani sono nelle condizioni qualificate a volte più di altri per poter dare questo contributo, ma dobbiamo offrire noi le possibilità di lavoro. Deve essere il sistema Italia che deve cambiare modello di sviluppo economico e deve consentire a questi giovani appunto di non emigrare. Noi abbiamo fatto questo sforzo, siamo riusciti a farlo, sono felice di aver intuito che questa ipotesi di creare uno strumento per perfezionare la potenzialità di studi potesse dare dei risultati. Auguriamoci che altri lo facciano
ma soprattutto, come ho detto prima, auguriamoci che finalmente si capisca che l'Italia deve cambiare sistema produttivo. Un percorso di studio innovativo che è nato dalla collaborazione tra Fondazione Roma e Università Yulm. Forma professionisti in grado di immettersi rapidamente e con successo nel mercato del lavoro. Questo perché ha affermato il presidente della Fondazione Roma, professor avvocato Emanuele Francesco Maria Emanuele. Cultura e impresa non sono realtà antitetiche, bensì complementari. Welcome to Paradise.